fare il rumore. Ma che cazzo? Tu! Ale, Luke, lo so che siete voi due. Finalmente lo ha capito. Comunque facciamo i seri. Nel castello siamo riusciti a trovare le coordinate di Alu e sappiamo che sotto tutto questo bordello c'è quel coglionazzo del tizio dell'ergastolo. Dobbiamo fermarlo prima che ammazzi Alu, o peggio, prima che chiami il suo esercito di russi a fetta minchia. Comunque, secondo i calcoli, si troverebbe in Somalia. Che minchia dici? Nel video aveva detto che era in Egitto ed è lì che si trova. Ops, ho sbagliato. Comunque, il giro lo gestisce il capo degli egiziani chiamato Maddugo. Ci sono fortissime probabilità che Alu ce l'abbia lui. Che mi dite della sicurezza? Ci sono solo degli egiziani e qualche magrebino. Cosa vi serve? Delle armi ed un elicottero. Ricevuto. Ora Alu che comando io. Prenderemo Maddugo e lo uccideremo. Cerca di non fare cazzate, Luke. Ma il tedesco ce lo dobbiamo per forza portare dietro. Sì, per forza. Sarà una giornata di merda. Vai, francesino, fai bordello. Ricevuto. Attenzione, Cazzo, come guidi di merda, Ale. Stai zitto, Luke, e ammazza questi cazzo di egiziani prima che portino via di nuovo Alu. Crepatee. Nessuno potrà torturare Alu tranne il sottoscritto. Dai raga, Maddugo è poco più avanti. Non mollate. Cazzo, usano i mortai. Luke, sistemali. Ricevuto. Ben fatto, Luke. Continuiamo se non vogliamo che Alu venga montata da questi Tutankhamon XDDDDDLOL. Oh cazzo, riusano i mortai. Ci serve il supporto aereo. Aspettate ancora qualche minuto. Francese del cazzo. La prossima volta prenderemo un fottutissimo AC-130. Dai cazzo, ci serve sto supporto. Ancora qualche minutino. Se non ti muovi mi rubo un bel bazooka e te lo sparo su per la cavità anale. Ok, siamo pronti. Quando volt. Ora Luke, ora Molto bene, Luke. Vedo un netto miglioramento. E tu non sei niente male facendo il capetto. La volete smettere di fare i coglioni, ya? E Ale, ho trovato degli egiziani che tagliavano la bamba. Che faccio? Non fare niente mica che nella fuga, mentre guidi ci fai cadere in un burrone come l'altra volta in Emilia Romagna. E dai. Almeno una cannetta me la posso prendere? Ok, ma me la dai a me così non te la fumerai di nascosto. E va bene. Basta che non me la fumi tu. Tranquillo, io odio il fumo. E tu dammi tutta la tua Maria. Che palle, era solo un bazooka. Boom. Certo che questi egiziani sono di cartapesta. Luke, è ora della Dignity Gun. E dai, facciamo a pezzi questo posto. Get you.
Bel lavoro, Luke. Ora porta il tuo culo all'ingresso della villa, ammazziamo Madbugo e riprendiamoci a Lu. Arrivo. Bene, Luke. Accendi il microfono e sentiamo cosa sta succedendo a Madbugo. Vai via, Lupetta, vai. Oh cazzo, credo di aver esagerato. Portatela via. Fammi indovinare. Madbugo ha fatto sbo. Credo proprio di sì. Quel brutto coglionazzo si è scavato la fossa. Se lo prendo gli spappolo il pene sotto un rullo compressore. Vabbè, sbrighiamoci. Murite brutti bastardi. Nessuno può fare sbo in mia presenza. Hai sbo, ne? Crepa bastardo. La voce di Madbugo proveniva da qua. Ci serve Vigo. Ora a noi due. Sai cos'è questa? Il gas Nova, no, vi prego. Peggio, le scoregge di Luke. Dici dove hai portato a Lu, brutto stronzo. Non lo so, comunque ho fatto e ma è stato solo un incidente. Pala stronzo. Dove è Lu? L'ho portata via in elicottero per mandarla da tizio dell'ergastolo. Bene. Ma hai fatto sbo. Lurido stronzo crepa. Sentito il negro? Dobbiamo andare a fare una visitina al tizio dell'ergastolo. Francesino, portaci via di qua immediatamente. Risvuto. Portati via la piesa, aspettate. Arrivo subito a prendervi. Comando. Qui alle LGB. Madbugo è morto. Sappiamo dove hanno portato Abu. Rientro immediato. Passo e chiudo.